Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Canova 2020 uguale Beethoven 250. Io sono Cristiana Franco e sono una violinista dell'Orchestra della Camera Canova. Oggi vi racconterò un pochino il contesto storico-culturale in cui nasce Beethoven. L'ultimo trentennio del XVIII secolo, infatti, è forse una delle epoche più dense di innovazioni, cambiamenti stravolgimenti per tutto il mondo occidentale. Sotto la spinta del progresso scientifico si spiana la strada alla meccanizzazione e all'industria e nel contempo, dal punto di vista sociale, si assiste alla progressiva affermazione della borghesia, che impone dei nuovi modi di pensiero, influenzando di conseguenza l'arte, la moda e i costumi. Un periodo come questo, così ricco di cambiamenti sociali, porta con sé per forza di cose anche delle rivoluzioni. E infatti si possono collocare proprio in questo trentennio sia la rivoluzione americana, con la dichiarazione di indipendenza che viene firmata nel 1776, che la rivoluzione francese, cominciata nel 1789. Quest'ultima in particolare finisce per ridisegnare completamente il volto dell'Europa, sovvertendo l'ordine costituito e ponendo le basi per l'avvento di Napoleone. Gli uomini nati in Europa, in questo squarcio di secolo così turbinoso, vivono con la costante compagnia della guerra, che durerà fino al 1815, e anche nel segno di questi mutamenti impressionanti per la rapidità e le conseguenze che portarono, conseguenze morali, sociali e politiche. A questa generazione appartiene anche proprio il nostro Ludwig van Beethoven, che nasce a Bonn in Renania, e il suo battesimo risale al 17 dicembre 1770, e probabilmente questa è proprio la data della sua nascita, o in ogni caso una data molto vicina, perché in quegli anni, essendoci un altissimo tasso di mortalità infantile, si cerca proprio di impartire i sacramenti ai neonati il prima possibile. Nello stesso 1770 nascono, sempre in area tedesca, il filosofo Hegel e il poeta Hölderlin. In Francia, invece, si celebra il matrimonio tra il futuro Luigi XVI e la giovanissima Maria Antonietta d'Austria. Napoleone, invece, è un bambino di appena un anno e Mozart è un ragazzino 14enne che si sta facendo conoscere come musicista nella penisola italiana. Restando proprio nell'ambito musicale, un'altra figura assolutamente da nominare è quella di Haydn, che è una ventina d'anni più vecchio di Mozart e che quindi si trova in questo momento in una fase già più matura della sua carriera. Avremo modo di vedere poi nelle prossime puntate il rapporto tra lui e il giovane Beethoven, ma per adesso vi farò ascoltare qualche breve tema tratto da un quartetto in mi bemolle maggiore che Haydn scrive nel 1771 e che Beethoven deciderà poi di ricopiare per motivi di studio nel 1794. Ve lo lascio quindi come un esempio della musica che Beethoven ascolta, approfondisce, impara negli anni della sua formazione.